volevo ringraziare Maria Pia Sozio per questo incontro che è stato molto molto utile, perché io vivo sulla mia pelle queste problematiche, quindi l'ho trovato veramente un convegno utile, ecco, non le solite parole che si dicono, poi te le torni a casa senza nessuna utilità. È chiaro che forse si dovrebbe fare di più, perché abbiamo capito tante cose, però poi quando le vivi sulla tua pelle te ne torni a casa e non è cambiato niente, perché mi è piaciuto anche l'intervento dell'amica Scominato, cioè dove effettivamente vai in commissione o per un figlio o perché sei colpita tu stessa come persona dalla malattia e ti ritrovi che ti guardano esteriormente, sembri ancora caruccia nonostante i tuoi problemi, però vivi sulla tua pelle, vivi la drammaticità, no? Dove tu effettivamente devi perdere ore, no? A star dietro alla burocrazia, cioè, nel mio caso io avevo 80 nel 2011, sono andata per aggravamento a livello neurologico, psichiatrico, eccetera, mi hanno dato 85. Mi sono sentita veramente umiliata, ho fatto un ricorso, ma senza ottenere nulla. Ma ho detto, avete umiliato me come persona, ma avete umiliato i certificati, cioè gli specialisti, no? Ecco, allora il problema. Spiega anche che tipo di patologia e che sì. Ecco, no. Allora, io sono affetta da 20 anni dalla sindrome di Sjögren in forma aggressiva, perché purtroppo negli anni è diventata una connettivite, quindi complessa dal coinvolgimento del sistema nervoso centrale e periferico, con vasculite diffusa, con deficit cognitivo e tante altre problematiche. Quindi sicuramente, ecco, ho rischiato la cecità nel 2004, lei mi conosce molto bene, insomma ho forme anche a livello dermatologico, quindi presenza anche forse di aspetti sclerodermici, eccetera, e in ultimo la malattia mi ha regalato anche il coinvolgimento del fegato e anche dei polmoni, per cui non mi ha risparmiato nessun organo. Allora dico, come si può essere così ottusi? Come si può essere così ottusi? Cioè, io vado in commissione quando io non riesco a fare più nulla, perché io l'unica mano che ho, e adesso dovrò purtroppo posarla, perché ho artrosi e artrite in questa mano, che è l'unica che poteva funzionare, l'altra è impegnata per la stampella, e spesso io giro per la città con il girello, e mi hanno detto che io sono arrivata in commissione in autonomia. Se è autonomia arrivare con un girello o con una stampella, allora effettivamente c'è qualcosa che non va. Ecco, io mi ringrazio, ringrazio Pia, veramente per questo forse bisognerebbe ritornare e dire a quelli che dovrebbero poi decidere sulle nostre sorti, no? Quindi o di bambini o di adulti con queste patologie rare, che si adeguassero, si informassero e non umiliassero le persone, perché guardate, la cosa più triste è non essere considerate delle persone con gravità. Ecco, grazie. Io chiuderei con questa testimonianza, perché sì, mi sembra bellissimo chiudere così. Effettivamente dalle parole di Lucia avrete capito più che mai qual è veramente l'importanza di far comprendere alle istituzioni, appunto all'INPS, quanto sia importante valutare veramente la patologia e non solo l'aspetto esteriore, valutare non solo dalla relazione dei medici eccetera, ma se una paziente ha quel tipo di patologia non la torturate più, non solo non la chiamate più a visita, ma queste sono malattie quasi tutte progressive, per cui degenerative, per cui tendono a peggiorare anziché a migliorare, e viva Dio quando c'è qualcuno che migliora, ma comunque rimane una persona con un'invalidità, per cui che
di che cosa parliamo, di che cosa parliamo. Quindi le istituzioni, questo deve essere il nostro messaggio, le istituzioni devono capire che per quanto riguarda i malati con patologie rare devono avere un'attenzione sicuramente diversa, diversa e particolare. Grazie. Perché non possiamo sentirci ancora dire da pazienti di questo tipo come Lucia, io ho 80 di categoria e mi hanno riconosciuto 85 quando io non posso più assolvere quasi a nessun compito mio giornaliero, perché lei, io la conosco da tanti anni, non era così, ha peggiorato. Ha spiegato benissimo, tra l'altro. Grazie a tutti, grazie a Maria Pia Sozzo. Maria Pia, ti do un suggerimento per la prossima volta, perché mi ha molto colpito la signora. Partiamo dalle testimonianze la prossima volta, sì. E poi arrivano tutti gli altri. Brava. Grazie a voi.